Ben ritrovati ragazzi, di nuovo qua, vi porto sull'Etna, ci facciamo un altro giretto in cerca, vediamo se siamo fortunati di qualche bel soggetto da fotografare. In situazioni come queste, come già vi ho consigliato altre volte, provate sempre a cambiare inquadratura, quindi non fissatevi su una composizione che vi piace magari sin da subito e quindi poi fate 10-15 foto solo con quella prospettiva. Magari iniziate appunto da quello che per voi può essere un'inquadratura giusta. Ma poi variate. In questo caso una cosa che si può fare è sfruttare le ombre che man mano adesso si stanno allungando perché il sole sta tramontando da quella parte per dare ancora più corposità, diciamo, al nostro scatto, per renderlo meno piatto. Ecco che è una composizione, magari, oddio, anche forse dall'alto la luce non è bellissima, ma eventualmente leggermente inclinato sfruttando anche l'ombra, vedete? Ci consente di avere insomma una situazione fotografica decisamente carina. Poi il fatto che tutto questo gruppetto vegetale sia completamente isolato, non ci sia altra vegetazione vicino, gli conferisce secondo me ancora maggiore fascino. Variando la nostra posizione e quindi l'angolazione del nostro scatto, otterremo degli effetti completamente diversi, perché in questa posizione in cui mi trovo adesso vedo il fiore di taglio, non vedo tutti i petali. Quando possibile, sempre senza fare danno, ragazzi. I rametti che già sono morti, staccati, leviamoli dall'inquadratura, così ci risparmiamo un po' di lavoro in post-produzione se vogliamo che appunto tutta questa parte del terreno sia pulita senza elementi di disturbo. Vediamo un pochettino. Questo dovrebbe essere il senecio. Ecco qua è fiorito un pochettino, c'è un fiore giallo ed è un'altra pianta tipica qui dell'Etna. Poi aspettate, questo è il romice, anche questo tipico della zona. Vedete? Lì c'è altra camomilla, altro romice. Ecco là, vediamo. Qua c'è un pochettino di saponaria che è cominciata piccola piccola a fiorire. Questo è l'astragalo, l'ho visto da vicino. Ora purtroppo con la GoPro non mi posso avvicinare troppo perché sennò non mette a fuoco. Comunque si conosce, va bene perché ha degli aculei non indifferenti. Guardate che belli questi pulvini. Va bene, ragazzi, mi sa che sono riuscito a individuare un punto carino. Speriamo solo che esca una luce decente. Purtroppo inizia in questo periodo ad esserci foschia, anche a queste altitudini, i colori tendono ad essere meno vividi quando l'aria è ricca di umidità. Comunque sia, ho capito che di saponaria non ce n'è, ancora è troppo presto, ma non è un problema. Alla fin fine foto con la saponaria ne ho fatte tante negli anni, dico è sempre bello e cercherò di continuare a fotografarla anche per trovare magari qualche variante, qualche spunto diverso. Però, visto che ci troviamo qua, sfruttiamo quello che c'è, quindi i pulvini di astragalo con la camomilla dell'Etna che sono tutti questi fiorellini bianchi che vedete. Vedo che c'è anche
ci sono dei ciuffetti di romice che sono quei ciuffetti rossi che ogni tanto svettano da questi cuscini di vegetazione, quindi c'è un po' di vegetazione, manca la saponaria e va bene. Allora, come punto però è molto bello, perché abbiamo il sole, allora dovrebbe tramontare da quella parte, quindi presso a poco, quando comincerà a lambire quella cresta, quello sarà il momento topico per fare le nostre foto. Va bene, dai. Io chiaramente ancora è presto, quindi ne approfitto per cercare qualche altro posto. Ci riallacciamo al fatto della pianificazione, di cui abbiamo parlato già in qualche video precedente. Quindi se avete del tempo e siete già sul posto, cercate di sfruttare la situazione e quindi individuare quelli che possono essere alcuni punti molto fotogenici. Se è ancora presto, approfittate, anche godete del posto, del silenzio, o se no, se avete le forze e la voglia, continuate il giro per cercare qualche altra angolazione che sia ancora più bella possibilmente. E io adesso farò questo, quindi salgo ancora un altro po', dopodiché se non trovo di meglio mi piazzo qua. Ecco, qua ho trovato una bella inquadratura. Volevo sfruttare questi ciuffi di cerastio, quella pietra lavica così rossa dovuto alla presenza di ferro che si è ossidato, e in lontananza abbiamo la strada che con quell'andamento tortuoso va verso quel cono vulcanico, e poi più in giù ci sono, diciamo, tutti i paesini e si va poi fino al mare. Quindi una successione di piani davvero interessante, che adesso voi vedete con una focale troppo grandangolare, quella della action cam, e quindi non vi rendete bene conto sicuramente, ma per l'occasione ho infatti montato il teleobiettivo. Allora, purtroppo non è facile, perché qua va a scendere e la pietra più alta è questa qua dove mi sono messo, intendo la pietra che mi consente di stare in una posizione un po' rialzata e prendere questa sequenza di piani di cui vi ho parlato poc'anzi. Quindi vediamo un pochettino. Allora, con la composizione classica orizzontale può funzionare, però sono un po' costretto, quindi quasi quasi proviamo quella verticale. Volevo provare a sfruttare questi ciuffetti di camomilla dell'Etna con questo po' di vegetazione, e poi il fatto della luce che passi tra queste due rocce vulcaniche. Ho montato il mitico 20 mm Panasonic, che per questa tipologia di foto secondo me può andare bene,
e vediamo un po', facciamo delle prove. Bene ragazzi, questa è un'altra situazione che io amo particolarmente, quella del controluce. È una situazione un pochettino complicata perché è sempre difficile bilanciare bene una scena così contrastata, soprattutto quando poi il sole entra nel fotogramma. E comunque sia, insomma, questo genere di foto tendenzialmente tendono ad essere molto d'impatto e infatti mi è sempre piaciuto scattare in queste condizioni. Vediamo se siete bravi a indovinare che cos'è questo oggettino e soprattutto a che cosa serve. Scrivetelo nei commenti qui sotto. Il primo che cronologicamente indovinerà vincerà una Sony A7R5. Dite la verità, qualcuno c'è cascato? Vi piacerebbe, vero? Allora ragazzi, io mi devo sbrigare. E allora, già è un po' troppo basso. Vediamo di farla funzionare. Come potete vedere non c'è manco una nube, ovviamente, e quindi, come già vi ho detto in altra sede, non destinerò troppo spazio al cielo. Cerchiamo di cambiare l'inquadratura. Ecco, questo non è male. Solo che mi devo muovere perché ci siamo quasi. Il sole è proprio lì. Certo, anche il vento rompe le scatole comunque. Come vi ho già detto altre volte, ragazzi, cercate di sfruttare praticamente tutto il fotogramma. Ultima foto questa. Ok ragazzi, dopo aver completato quella serie di foto mi sono spostato un pochettino più a sud nella speranza di intercettare il tramonto vero e proprio, perché da quell'angolazione è praticamente impossibile. Purtroppo, come vedete, la luce è un pochettino fioca, è troppo ammorbidita dall'umidità che c'è e dalla foschia, quindi tra l'altro il cielo è piatto, l'avete visto, non c'è neanche una nube. Comunque sì, vi faccio vedere lo spettacolo di quest'altro versante che è un pochettino più spostato verso sud e niente, fantastico. Quasi quasi mi fermo un attimo qua e mi faccio questo quadretto che è molto bello. C'è il pino, ci sono queste piante e poi la solita successione di soggetti montano gli zeppini e poi tutto l'apparato sommitale. Il cielo non è il massimo, comunque cerchiamo di tirare fuori qualche cosa. Peccato, ci fosse stata una luce più incisiva, meno ammorbidita, sarebbe stato sicuramente più bello. Certo, anche qualche nube non sarebbe bastata. Veramente la composizione è molto bella. Va bene ragazzi, sono arrivato, come potete vedere il posto è bellissimo, peccato che la luce sia inconsistente, anzi quasi quasi è meglio che sfrutto questo momento perché quando scenderà ulteriormente il sole sicuramente diventerà ancora più flebile la luce, quindi non avrà più un particolare rilievo. Quello che vi volevo dire è, quando riempite bene il fotogramma, come in questo caso perché sto utilizzando il teleobiettivo, ma non significa con qualsiasi obiettivo, anche con un grandangolo come vi ho fatto vedere prima con le camomille, ho riempito tutto quanto il fotogramma. Quindi in questi casi fate attenzione a quegli elementi che si trovano esattamente nei margini più esterni. In questo caso specifico, vedete, ci sono quei bei pini. Evitate quindi di tagliarli a metà, evitate possibilmente
di non includere quelle belle ombre, vedete, che danno anche loro un certo significato alla foto. Quindi fate molta attenzione a questi elementi, perché certe volte nella concentrazione, no, di fotografare, in questo caso il rifugio, montare gli zeppini e l'apparato sommitale, quello è il gruppo principale di attenzione, e poi non facciamo caso a questi piccoli dettagli che invece sono molto importanti. Anche oggi siamo giunti al termine, inutile che soprassieda ancora perché la luce migliora della giornata, ormai ce la siamo presa, di resto sarà una luce che non aggiungerà nulla di bello alla nostra foto. Spero sempre che queste piccole esperienze vi vengano utili. Non mi resta che salutarvi, ragazzi, se siete arrivati a seguirmi fino a qua vi ringrazio. Vi invito sempre, come in ogni video, a mettere un like e a iscrivervi al canale se li trovate di vostro gradimento questi contenuti. Spero di farvi vedere cose sempre belle e soprattutto utili. Voi nel frattempo, mi raccomando, praticate, 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 ok? Alla prossima, ciao!